Ci troviamo a Pian del Lago, manifestazione pacifica del centrodestra unito, manifestazione organizzata da Diventerà Bellissima, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, UDC, Caltanissetta protagonista. Con noi Gianfranco Fuschi di Diventerà Bellissima. Il problema qual è? I 300 extracomunitari giunti al CARA di Pian del Lago, il CARA diventerà, è diventato struttura per la quarantena. Il sindaco dice non c'è problema, non sono positivi, dal test sierologici risultano negativi, però a fine dei 14 giorni verrà effettuato il tampone. Voi dite no a un centro Covid a Caltanissetta. Non è che noi diciamo è un centro Covid, è un centro Covid a Caltanissetta, perché? Per due ordini di ragioni. Intanto quando sono arrivati gli attuali ospiti, in mattinata hanno cacciato addirittura gli ospiti già presenti, tant'è vero che alcuni operatori sociali hanno protestato vivamente per portare qua coloro che sono scesi dalla Zazza, eccetera. Logico e così logico, non viene chiarito se sono malati o meno, solo se sono venuti a contatto. Il tampone è stato fatto dall'ASP di Caltanissetta, i risultati si sapranno tra oggi e domani, sì, i risultati si sapranno e vedremo questa prima fase come sarà. Ma non è vero che non sono stati tamponati quando sono arrivati, perché io tra l'altro mi sono informato non solo all'ASP qua, ma all'assessorato alla sanità e così mi hanno confermato. Per cui è chiaro che qualcosa non torna, Caltanissetta la vogliono fare morire, perché di questo si tratta, che nessuno metterà più piede a Caltanissetta adesso che si stava riprendendo piano piano, ci hanno tenuto chiusi a casa tutti così, e ora invece e non funziona. Peraltro un'altra cosa, il sindaco ha detto verrà fatto procurato allarme, verrà considerato procurato allarme qualsiasi dichiarazione del centrodestra, vile politica. Allora, noi diciamo al sindaco che le sue parole di minaccia ci scivolano addosso. Un'altra cosa che avete dichiarato è la seguente. Il sindaco dice che non potranno uscire dal CARA, ma dal CIE, con una recinzione alta 15 metri, sono scappati in passato. Figuriamoci dal CARA, che la recinzione è 3 metri e mezzo. Certo, io la invito a parlare con tutti gli operatori del CIE, i poliziotti, i ragazzi delle cooperative, i fornitori. E la voce comune è questa, circolano già delle fotografie, circolano già delle situazioni, per cui finirà così, sarà un agosto terribile per i nisseni, per cui mettiamoci l'anima in pace e così. Presente alla manifestazione ovviamente la Lega, presente il commissario provinciale di Caltanissetta della Lega, Oscar Aiello, presente Vincenzo Sena, responsabile social della Lega. Aiello, la situazione a Caltanissetta sta diventando incandescente? Assolutamente sì, come avevo detto la settimana scorsa quando abbiamo protestato a Porto Empedocle dicendo che non era un problema che riguardava soltanto Lampedusa e Porto Empedocle, avevo ragione, perché poi da lì, dall'Agrigentino, i migranti sono stati trasferiti qui a Caltanissetta. Caltanissetta che già sta pagando a caro prezzo il costo dell'accoglienza. Non capiamo perché sempre la nostra città debba essere scelta quando la Sicilia è abbastanza grande, l'Europa è abbastanza grande e scarica tutto sull'Italia, l'Italia è abbastanza grande e scarica tutto sulla Sicilia, e poi in Sicilia viene scelta Caltanissetta. Il governo nazionale Conte, quindi Movimento 5 Stelle, PD, riavvia le business dell'immigrazione che era stata interrotta a caro prezzo da Matteo Salvini, e la Lega insieme a tutto il centrodestra dice no. Il sindaco comunque ha dichiarato non sono positivi, si tratta di una quarantena obbligatoria per legge come ha disposto il presidente Musumeci, anche se il presidente l'ha predisposta sulle navi la quarantena. Esatto, ma ad ogni modo noi ormai conosciamo le dichiarazioni del sindaco, siamo abituati alle sue dirette, poi se esce fuori come uno degli ultimi sindaci d'Italia chiediamoci il perché. Poi non è vero che, come lui ha anche affermato, tanto rimangono chiuse all'interno del CARA, perché dal CARA entrano ed escono gli operatori sanitari, escono i poliziotti ed entrano anche tutti gli operatori, quindi un va e vieni c'è comunque. Ad ogni modo anche altrove sono scappati, è giusto.
giusto quindi mettere le mani avanti e pensare a cosa potrebbe accadere. Non sarebbe giusto, andrebbe a vanificare tutti i sacrifici dei nisseni e noi non possiamo permettercelo, anche perché nel frattempo il governo Conte non fa entrare turisti che porterebbero risorse, alimenterebbero la nostra economia, nel frattempo invece si consente a chiunque con i barconi di importare il virus, una scelta assurda e scellerata. La Lega contesta la politica dei porti aperti. Sicuramente, purtroppo, come diceva poco fa il nostro commissario, si sta vanificando tutta un'operazione che era stata condotta egregiamente dal nostro grande leader che è Matteo Salvini per quanto riguarda i porti chiusi. Oggi penso che ne stiano arrivando davvero tanti e rischiamo veramente il collasso di questi centri, perché una mole così alta di immigrati, quasi un'invasione, non può l'Italia sostenere questo tipo di cose, a discapito degli italiani stessi che post-Covid stanno subendo sulle loro spalle una crisi che si perde nella notte dei tempi. Fabiano Lomonaco, Fratelli d'Italia, qualcuno vi prende per razzisti, tanti nisseni invece sono con voi, dicono abbiamo fatto 3 mesi di sacrifici, non vogliamo il Covid importato. Assolutamente, i nisseni sono con noi e ce l'hanno dimostrato più volte. Oggi abbiamo voluto organizzare questa manifestazione simbolica nel rispetto di quella che è la normativa anti-Covid. Noi siamo accanto alla città perché siamo convinti che questo nuovo arrivo improvviso peraltro di 300 migranti sicuramente desterà delle preoccupazioni che peraltro sono fondate proprio per il fatto che in altre località, in altri luoghi dove sono stati posti gli immigrati in quarantena, poi alla fine si è rivelato, si è concretizzato il fatto che comunque sono andati via, sono scappati, e abbiamo questo timore perché scappando gli immigrati dal centro sicuramente poi chi ne subirà le conseguenze sarà sicuramente la cittadinanza. Sì, anche perché gli italiani hanno dato una grandissima prova di responsabilità e hanno fatto tantissimi sacrifici in questi 3 mesi di lockdown, soprattutto in Sicilia. Adesso si è creata questa situazione di caos che sicuramente poteva essere gestita in maniera completamente diversa dal governo, e come dicevo prima, alla fine le conseguenze le pagheremo sempre noi, le pagheranno i cittadini, le pagheranno comunque coloro che già hanno fatto quelli che sono stati i più grossi sacrifici durante questo periodo. Fabrizio Parla, Fratelli d'Italia. Qual è quindi l'attuale situazione a Caltanissetta? Ma noi manifestiamo oggi contro una situazione che veramente ha del paradosso, perché una delle città che più di ogni altro vive un disagio economico e sociale di elevato livello, soprattutto dopo questa fase emergenziale, non può per l'ennesima volta sobbarcarsi un rischio alla sicurezza per i propri cittadini. Quello che noi stiamo facendo oggi non è un allarmismo, stiamo cercando soprattutto di mettere all'attenzione un problema. Non vogliamo creare allarme, semplicemente Caltanissetta non vive un problema di tolleranza, vogliamo che sia chiarito da un punto di vista di sicurezza come questi migranti verranno ospitati, per la sicurezza degli operatori che vi lavorano là dentro, ma in generale quindi per la sicurezza di tutta la comunità di Caltanissetta, che ha dimostrato sempre di essere tollerante, di essere accogliente, ma chiaramente dopo un periodo così davvero difficile preferiamo delle politiche che siano di più per lo sviluppo della città e non ancora una volta si torni al passato con scelte che non sono state mai condivise dalla comunità nissena. Pietro Milano, Forza Italia. Il centrodestra a Caltanissetta unito dopo tanto tempo per dire no al CARA centro Covid. Allora, io vorrei chiarire una cosa sin dall'inizio, onde sgombrare il campo da qualsiasi equivoco. Nessuno di noi è razzista. Noi non siamo affatto contro i migranti, che sono nostri fratelli e hanno pari dignità anche di chi migrante non è, quindi hanno diritto, laddove sono veramente anche fuggiti da situazioni estreme, ad essere accolti e ad essere anche trattati come degli esseri umani. Questa vicenda di questi ricoverati a Caltanissetta, che si suppone essere affetti da Covid, non ne siamo ancora certi, non è altro che un aspetto più limitato di quella che è tutta la sbagliata politica di accoglienza di questo governo. Perché questa politica di accoglienza, che alla fine poi mortifica la Sicilia, in sostanza,
non difende né la dignità dei migranti, né la dignità dei cittadini, neanche la dignità degli operatori che sono addetti alla cura dei migranti e delle forze dell'ordine. E devo dire che con molta costernazione alla fine non posso non tenere conto del fatto che si ricordano di Caltanissetta soltanto per quelle che sono le cose negative, gli aspetti negativi. C'è un'assenza del sindaco, perché non risulta che abbia preso nessuna iniziativa, quantomeno al fine di contestare o di chiarire questa situazione. Così come ha chiarito qualcuno che mi ha preceduto, addirittura assistiamo a una espulsione dal centro di accoglienza di chi era prima e non era contagiato. Quindi tutta una situazione, come dicevo prima, che è pericolosa e mortificante anche per la città. Voglio dire anche un'altra cosa, siccome c'è qualche intelligentone che parla per presupposti oppure per definizioni preconcette, io mi auguro che nessuno di queste persone, che anche critica questa iniziativa, nessuna di queste persone abbia a soffrire un qualche contagio per vicende ricollegabili a questa presenza di queste persone in questo nostro centro di accoglienza, perché poi noi siamo bravi a criticare gli altri fino a quando determinati fenomeni non toccano a noi. Per cui ribadisco, è sbagliata tutta la politica di accoglienza di questo governo rispetto al fenomeno della migrazione. Presente alla manifestazione Caltanissetta protagonista, Michele Giarratana e Toti Petrantoni. Il sindaco in cosa sta sbagliando a suo avviso? Il sindaco ha precise responsabilità, intanto perché non si è mai permesso, ammesso che lo conosca, che sappia che esista, di convocare il tavolo di coordinamento per l'immigrazione, per i fenomeni migratori. Lui ha subito le decisioni da parte del governo nazionale, non ne sapeva assolutamente nulla. E non soltanto non sapeva nulla, ma poi si è permesso di dire che noi, evidenziando quello che stava succedendo, abbiamo creato un procurato allarme. Premesso che noi sappiamo benissimo, da tanti anni facciamo politica, siamo le persone grandi e responsabili, sappiamo che cosa sia il procurato allarme. Ma se questo vuole essere una minaccia nei confronti dell'opposizione, gliela rimandiamo al mittente, perché qui stiamo parlando di ben altro. Stiamo parlando innanzitutto del rispetto nei confronti della cittadinanza, con decisioni che passano sopra la nostra testa e passano sulla sua testa, che è il primo rappresentante dei cittadini di Caltanissetta. Questa intanto come condizione di carattere generale. E poi, entrando nel particolare, è chiaro che vorremmo capire quali siano le condizioni di sicurezza in cui questi migranti arrivano, come vivono e quali misure di tutela sono da adottare per gli operatori, per coloro che svolgono anche una funzione di sicurezza. Cioè, di tutto questo noi non sappiamo assolutamente nulla. I cittadini devono essere quantomeno informati, non è che devono decidere come gestire un fenomeno di questo tipo. Purtroppo il fatto di avere un centro di prima accoglienza qui a Caltanissetta ci relegherà sempre di più ad essere marginali e funzionali soltanto all'assistenzialismo, che tra l'altro per molti diventa un business e diventa occasione di ribalta gratuita. Noi oggi, con la nostra piccola presenza, minima presenza, stiamo dicendo che questo non è possibile. Infatti minima presenza, perché bisogna tenere conto delle misure anti-Covid, non perché la gente non è con voi, chiariamolo. Assolutamente sì, ma noi poi tra l'altro siamo portavoce dei cittadini, quindi al di là dei numeri che possono essere grandi, enormi, piccoli, noi qui rappresentiamo la città. Tutto il centrodestra unito rappresenta la Caltanissetta e la preoccupazione che i cittadini nisseni hanno in questo momento. Come è stato già detto, noi pensiamo che lì dentro sia una vera e propria bomba d'orologeria, ma non lo diciamo noi, lo dice anche il sindacato di polizia con una nota mandata al questore, dove chiede proprio perfettamente delle risposte. E il fatto che ci sia lì un ufficio immigrazione, che queste persone abbiano comunque contatto con
questi migranti, è chiaro che può portare, qualora mai ci fosse, il virus, e quindi nelle loro famiglie, nei loro figli, e comunque diffonderlo in città. Siamo stati 4 mesi chiusi in lockdown, abbiamo sentito le prediche, perché queste sono state, del sindaco che ci intimava anche giustamente a stare a casa chiusi. Con fatica la città si sta riprendendo anche sul piano economico, ne parlo personalmente. Tante attività non hanno riaperto, tanti imprenditori sono, non dico alla canna del gas, ma quasi. Non possiamo permetterci di ritornare a casa chiusi, assolutamente no. Quindi le responsabilità sono davvero grosse. Ci auguriamo tutti che tutto quello che è possibile di pericoloso non accada, però non scherziamo con questa bomba d'orologeria.